Sei un drago a fare le panoramiche col cellulare, ma con la macchina fotografica tutto si complica? Sarà capitato anche a te di trovarti davanti a un paesaggio bellissimo, ma con l'obiettivo che hai non c'è proprio modo di inquadrarlo come vorresti. La soluzione è scattare una panoramica e vedrai che anche con la macchina fotografica è facile e alla portata di tutti. Con questa tecnica puoi utilizzare qualunque macchina con qualsiasi obiettivo. Nel tutorial ti spiego tutto, dallo scatto alla post-produzione, che realizzeremo con un software potentissimo, semplicissimo da usare e completamente gratuito, Microsoft ICE. Dopo la sigla. Ciao, sono Mariano di videozappo.com. Questo canale tratta di fotografia e di video. Troverai guide, prove e tutorial, proprio come quello di oggi. Se non lo hai già fatto, iscriviti al canale usando il pulsante rosso qua sotto e schiaccia la campanella per attivare le notifiche, in modo da non perdere i prossimi video. Per tutti i link ai prodotti e alle risorse di cui ti parlo in questo video, come al solito, dai uno sguardo alla descrizione qua sotto. Nel tutorial di oggi ti parlerò della panoramica tra virgolette classica, cioè quella per inquadrare una vasta area, ad esempio in orizzontale. In mezzo a queste splendide montagne sto anche girando un altro tutorial su un uso particolare di questa tecnica, quindi ti consiglio di iscriverti al canale. Il video che stai per vedere fa parte del mio corso su Udemy di fotografia di paesaggio. Trovi il link ovviamente in descrizione. Il corso è a pagamento, ci sono tante anteprime gratuite. Ora ti lascio al tutorial. E vediamo adesso la panoramica, che è un genere di fotografia che ha un rapporto d'aspetto estremo, quindi molto allungato, solitamente in orizzontale. Le panoramiche in verticale, insomma, se ne vedono abbastanza poche. Come viene fatta? Viene fatta scattando una serie di foto ad angoli diversi. Io qui vedo questa scena, quindi scattando una serie di foto a questa maniera, che poi uniremo in post-produzione. Esistono altre soluzioni per unirle, come alcune macchine hanno la funzione incorporata, quindi ti guidano nel fare questa cosa. Se la scatti col tuo smartphone, lo stesso, la fotocamera dello smartphone generalmente ha questa funzione. Noi utilizzeremo un sistema diverso, che è quello di scattare appunto le foto una dopo l'altra e poi unirle in post-produzione. Per prima cosa un consiglio: per fare una buona panoramica è bene utilizzare un cavalletto. Anche questo che vedi è piccolino, in fibra di carbonio, leggero, quindi facile da trasportare, svolge egregiamente il suo compito. Basta che lo appesantisci con qualcosa attaccato al gancio apposito, in modo che non si sposti col vento o accidentalmente toccandolo. Per scattare la nostra sequenza di foto sposteremo la macchina dalla, diciamo, la prima inquadratura, quindi quella dove inizia la nostra panoramica, di intervalli pressappoco regolari, in modo tale che una parte della inquadratura della prima foto sia ricompresa anche all'interno della seconda, in modo tale che ci sia un'area di sovrapposizione delle due inquadrature. Alcune teste hanno dei riferimenti appositi sulla qua intorno, in modo tale che sia più facile spostarsi di intervalli sempre uguali. Non è importantissimo, quindi con un minimo di attenzione va bene qualunque testa. Un consiglio: se riesci a livellare il cavalletto per bene, quando ruoti la macchina ruoterà sul piano orizzontale e quindi non dovrai aggiustarla per gli altri due assi, quindi l'asse verticale e quest'altro movimento di rotazione. Il che ti semplificherà un pochino il lavoro. Una cosa importante: controlla che nella tua inquadratura non ci siano oggetti troppo vicini alla macchina. Questo perché quando tu la ruoti intorno a questo asse ti sembra che stai girando la macchina intorno al suo asse, ma nella realtà è come se stessi facendo questa cosa qua. E quindi, se ci sono delle cose molto vicine, verranno molto spostate da un fotogramma all'altro e avrai difficoltà a fonderle insieme con il software per creare la panoramica. Esistono delle teste apposite che fanno ruotare la macchina intorno a un piano che si chiama piano nodale dell'obiettivo, in modo tale da non avere questo effetto. Per fondere insieme i vari scatti della panoramica è importante che non ci siano delle differenze di esposizione, di messa a fuoco o di colore tra i vari scatti, che ti farebbero perdere tantissimo tempo in fase di post-produzione per metterli a posto. Per cui imposta la macchina tutta in manuale, quindi ISO manuale, diaframma manuale, tempo d'esposizione manuale e bilanciamento del bianco in manuale.
Per la messa a fuoco, come ricordi, abbiamo parlato dell'iperfocale. Ora, in questo caso specifico, la cosa più vicina alla macchina nella nostra inquadratura sarà questo cespuglio verde. Quindi, vedi, stimiamo questa distanza e se la riportiamo dietro al cespuglio, quindi la raddoppiamo dalla macchina al cespuglio, vediamo che dovremo mettere a fuoco all'incirca su questo cespuglio marrone. Andiamo a farlo. Abbiamo impostato la nostra macchina, vorrei farti vedere ma c'è troppo sole e dal display esterno si vede molto male, quindi abbiamo impostato il diaframma ad F11 che so essere un diaframma che funziona molto bene con questo obiettivo ed è sufficiente per avere a fuoco dal cespuglio verde fino all'infinito. Siamo pronti per scattare, il bilanciamento del bianco è in manuale su daylight perché come vedi siamo di giorno e il tempo è un 320esimo. Inizio ad inquadrare la prima foto, a questo punto inquadro la seconda e farò in modo che quel cespuglio che si trovava lì sulla destra rimanga sulla sinistra di questa nuova inquadratura. Ora prendo come riferimento il cespuglio verde e lo taglio, ma non del tutto, in questa nuova foto. Sempre stesso discorso guardando il cespuglio. Ed ecco l'ultima foto. Abbiamo scattato tutte le nostre foto, vedremo tra poco come unirle insieme con un programma apposito. Se non hai a disposizione il cavalletto e decidi di scattare la tua panoramica a mano libera, cerca di ruotare intorno a un asse immaginario che passa all'incirca per questo punto dell'obiettivo della macchina. Quindi se per esempio la stai scattando col tuo telefono o con il display posteriore della macchina, evita di fare questa cosa, perché come ti ho spiegato prima ti troverai con le cose vicine alla macchina che si fonderanno molto male nella fase di post produzione. Quindi cerca di ruotare in questa maniera qui, cercando di stare il più dritto e il più indietro possibile. Cerca anche di limitare i movimenti del tuo corpo e se possibile di ruotare soltanto sul busto, che comunque ti dà un discreto angolo di rotazione. Come vedi, già facendo questo in effetti sono parecchio lontano da questo asse, ma immagina se facessi questo. Per unire le nostre foto, anziché usare Photoshop o Lightroom, ti mostro un programma gratuito che funziona molto bene. È questo qui, Image Composite Editor di Microsoft. Lo puoi scaricare per la tua versione di Windows a 32 o a 64 bit. Ti porta a questa pagina dove insomma non ti far ingannare dalla pubblicità del PC e devi semplicemente scaricarlo ed installarlo. Io chiaramente l'ho già fatto. Il programma si presenta così. Creiamo un nuovo panorama partendo dalle immagini. Selezioniamo i nostri scatti, che sono questi 5. La procedura è veramente semplice ed è guidata. Come vedi qui sopra ci sono le varie fasi che dobbiamo eseguire. Possiamo o schiacciare su ciascuna oppure su Next. Il programma calcola come unire insieme le foto. Ed ecco il risultato. Qui a destra vedi una serie di possibilità per unire le foto in varie maniere. Nel nostro caso la più appropriata è senz'altro questa che ha già selezionato il programma, ma volendo puoi dare uno sguardo anche alle altre, tenendo presente che spesso e volentieri producono risultati abbastanza particolari. Una carina era questa, che dà un bell'effetto fisheye, ma insomma a noi va più che bene questa qui. E adesso vedi l'immagine un pochino troppo grande rispetto alla griglia, la possiamo rimpicciolire con i comandi. Volendo possiamo raddrizzare l'orizzonte, ma nel nostro caso era già perfettamente dritto. Andiamo avanti. A questo punto dobbiamo ritagliare la foto per sistemare i bordi. Possiamo banalmente schiacciare autocrop oppure trascinare questa griglia nella maniera che vogliamo. Ok. Autocrop va
più che bene. Schiacciamo di nuovo Next e siamo pronti per esportare l'immagine. Il programma ci chiede alcuni settaggi, noi vogliamo la risoluzione intera, che come vedi verrà piuttosto grande, oltre 14.000 pixel di base, per un totale di oltre 45 megapixel. La esportiamo in JPEG, ci sono varie altre possibilità, la qualità al 75% va più che bene, e la esportiamo. La mettiamo qui dentro, gli diamo un nome e la salviamo. E questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Anche ingrandendola mi sembra che il programma abbia fatto veramente un bel lavoro. Ti ricordo che il video che hai appena guardato fa parte del mio corso di fotografia di paesaggio su Udemy. Parliamo di 6 ore e mezzo di corso interamente dedicato alla fotografia paesaggistica. Il corso, ti ripeto, è a pagamento, ci sono tante anteprime gratuite e se vuoi acquistarlo hai uno sconto molto importante perché parliamo dell'80%. Il link lo trovi nella descrizione qui sotto. A questo punto sono veramente curioso di sapere se anche a te è capitato di mettere via la macchina fotografica e prendere il cellulare proprio per scattare una panoramica. Fammelo sapere nei commenti qua sotto. Dai uno sguardo al video qui accanto dove ti do dei consigli per scattare delle foto migliori, specialmente in viaggio. È molto breve e concreto. Se vuoi darmi una mano con il canale, condividi questo video sul tuo Facebook o sul tuo Twitter. E se vuoi pagarmi un caffè, trovi il link in descrizione. Comunque, grazie per aver guardato questo video, ma soprattutto ricordati, non smettere mai di imparare. Ci vediamo nel prossimo video.